Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò. Prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti. Sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. È una famiglia un po' strana, un po' particolare, quella di Gesù, di Maria e di Giuseppe, lo sappiamo. La storia di Maria, a prima vista perlomeno, appare come quella di una ragazza madre. Giuseppe di certo non è il padre naturale di Gesù. E Gesù, già a 12 anni, dichiara candidamente di avere Dio come suo papà, come suo padre. Un'affermazione del tutto scandalosa a quei tempi, una vera e propria bestemmia, detta per di più da un dodicenne nel luogo sacro, nel Tempio di Gerusalemme, e in fondo proprio per questo Gesù sarà fatto fuori più avanti. Ci verrebbe da dire com'è lontana l'esperienza di questa famiglia dalle nostre famiglie, dai nostri rapporti con i nostri cari. Eppure questa famiglia, che diremmo tutt'altro che normale, viene proposta oggi dalla liturgia della Chiesa come il modello per tutte le nostre famiglie. Ma mi pare che questa sensazione di distanza dalla Sacra Famiglia, che giustamente qualche volta ci prende quando leggiamo il Vangelo, sia già istruttiva per noi, nel senso che ci fa comprendere un aspetto importante della nostra vita cristiana, che è questo: se noi siamo cristiani, in fondo è perché desideriamo vivere con Gesù, vivere come Gesù, ma appunto vivere come Gesù non significa ricopiare pari pari quello che faceva lui, essere come delle fotocopie di Gesù. Questo è semplicemente impossibile perché sono passati 2000 anni, è cambiato tutto il mondo, il modo di vivere è diventato molto diverso rispetto a quello di allora. La società è cambiata, i rapporti politici, economici sono cambiati, quindi sarebbe una pura illusione voler vivere imitando Gesù, diciamo così, alla lettera. Anzi, direi di più, Gesù stesso non ci chiede questo. Faccio un esempio per farmi capire in maniera semplice. Gesù un giorno aveva detto ai suoi di non avere nemmeno una pietra per posare il capo durante la notte. Ed era vero, perché lui aveva fatto la scelta di spendere tutta la sua vita per annunciare suo padre, Dio padre. E nei suoi 3 anni di predicazione pubblica ha cercato di farlo a tempo pieno, per cui ha rinunciato a una famiglia, ha rinunciato ad avere una casa dove ritirarsi alla sera per dormire, dormiva un po' dove gli capitava. Ma ecco la domanda seria: che cosa significherà mai per un bravo padre di famiglia vivere da cristiano, quindi da discepolo di Gesù, da credente in Gesù oggi? E tutti capiamo che non significherà vendere da un momento all'altro la casa e andare di paese in paese ad annunciare Gesù Cristo. Chi ci penserà ai figli a tirarli grandi? La famiglia comunque è stata una sua scelta di vita. Quindi sarebbe un irresponsabile un padre che lasciasse casa per vivere alla lettera come Gesù senza avere nemmeno una pietra dove posare il capo. Ma allora vuol dire che deve stracciare quella pagina di Vangelo? Oppure deve trovare un modo per seguire Gesù, ma non in maniera irresponsabile? Cosa significherà allora per lui fare la volontà di Dio
a riguardo di questo valore che è la povertà evangelica. Che cosa significherà per lui vivere con Gesù, come Gesù, se non dovrà effettivamente vendere la sua casa e passare di paese in paese ad annunciare il Vangelo? E secondo me significherà per lui trovare delle modalità concrete, personali, originali, adeguate alla sua persona, alla sua situazione di vita, al contesto in cui sta vivendo, per fare proprio in concreto il valore della povertà evangelica, dell'essenzialità, cioè del mettere anche lui Dio al primo posto nel suo cuore e nella sua vita, come appunto aveva fatto Gesù a suo modo. E lo stesso discorso, secondo me, vale per l'imitazione della Sacra Famiglia, proposta oggi dalla Chiesa a tutte le famiglie cristiane. Certo che ogni famiglia cristiana dovrà far memoria di come Gesù, Maria e Giuseppe vivevano un determinato valore e ogni giorno da capo dovrà chiedersi: ma noi come famiglia in che modo possiamo assomigliare alla famiglia di Gesù? Come possiamo vivere in memoria di quella famiglia qui nel nostro quartiere, in questa congiuntura economica difficile, in rapporto con tante violenze che ci sono nel nostro mondo? Perché è chiaro che non c'è allora una ricetta valida per tutte le famiglie, e non c'è una ricetta valida nemmeno per le diverse stagioni che una famiglia vive in concreto. Un conto quando i bambini sono appena nati, sono bambini appunto, un altro conto è quando diventano adolescenti, figli, e tanti problemi in più, diversi. Quindi non lasciamoci vincere da questa impressione della stranezza della famiglia di Gesù per accantonarla come modello. È vero che era una famiglia diversa dalla nostra, è vero che non siamo chiamati a imitarla alla lettera, ma è altrettanto vero che in quella famiglia Gesù Cristo è diventato uomo, ha vissuto valori autenticamente umani che lo hanno portato a diventare una persona autentica. Vuoi essere persona autentica? Inizia a vivere fin da casa tua in memoria di Gesù, che in concreto significa: come faccio io, come facciamo noi a vivere con i nostri cari gli stessi valori che Gesù ha vissuto, ma in un contesto diverso che è il nostro? E allora mi sono chiesto: ma al di là di tutti i valori, qual era la colonna portante di questa famiglia? Cioè il valore fondamentale che si viveva a Nazareth? Che cosa possiamo imitare fondamentalmente noi di quella famiglia? E dal Vangelo di oggi, come da tante pagine del Vangelo, mi sembra che traspaia questa colonna portante della spiritualità di Maria, Giuseppe e Gesù, che secondo me stava in questo grande desiderio che li animava, il desiderio di fare sempre in concreto quello che Dio desiderava da loro. Guardiamo Giuseppe, ad esempio, di cui parla il Vangelo di oggi. Giuseppe aveva già mostrato di vivere con questo grande desiderio nel cuore fin da quando si era scontrato con il dramma della sua vita, vedere Maria incinta, non da lui, la sua amata promessa sposa che aspettava un bambino che non proveniva da lui. Che fare? Qual era il modo giusto? Che era appunto secondo la volontà buona di Dio. Continuare a voler bene a Maria, accogliendola come propria sposa, nonostante tutto, primo valore, oppure, secondo valore in gioco, obbedire alla legge di Mosè che prescriveva in casi come questo di ripudiare pubblicamente la propria sposa. Ma in questo modo Maria avrebbe rischiato di essere lapidata. Ed ecco che in quel frangente c'è un suggerimento di Dio che Giuseppe riesce a cogliere. Un angelo, dice il testo. Giuseppe riuscì a intravedere lì la volontà di Dio e l'ha fatta. Ma io mi dico: quanti angeli
in carne ed ossa, Dio ci manda sulla nostra strada. Lo stesso era avvenuto poco tempo dopo, un altro avvertimento angelico in sogno: fuggi Giuseppe perché Erode vuole uccidere il bambino. Pensiamo, mettiamoci nei suoi panni in quella notte, chi avrebbe dato retta a un sogno del genere? Chi di noi in fondo non avrebbe detto: ma è un incubo, adesso devo lasciare casa, lavoro, andarmene in un altro paese con un'altra lingua, essere trattato da emigrato? Eppure Giuseppe intuisce in quel sogno la volontà di Dio, prende le sue quattro cose, parte con Maria e Gesù e salva la vita della loro famiglia. Ecco, lo stesso si vede anche nel Vangelo di oggi. Torna Giuseppe, gli suggerisce Dio, ma non andare in Giudea perché c'è il figlio del re Erode, potrebbe capitare ancora qualcosa di male. Va a nord, va verso Nazareth, e Giuseppe ancora una volta obbedisce alla volontà di Dio. Certo, tutto questo per noi, lo ribadisco, sa di straordinario, però quanti segni, quanti suggerimenti il Signore a modo suo ci mette sulle strade della vita. La stessa obbedienza poi noi la constatiamo in Maria. Eccomi, dice all'angelo, non senza turbamento, dice il Vangelo, eccomi, avvenga di me secondo la tua parola. Ma è soprattutto in Gesù che troviamo questa colonna fondamentale su cui fondava quella famiglia. Troviamo lo stesso atteggiamento di fiduciosa obbedienza al Padre, fin da quando era preadolescente, 12 anni. Gesù dichiara a Maria che lo stava rimproverando, dopo 3 giorni di ricerca con migliaia di pellegrini in quella città santa: Gesù, perché ci hai fatto questo? Non sapevate che, dice il testo alla lettera, io devo essere nelle cose del Padre mio, io devo obbedire al Padre mio. Vedete, in quella famiglia tutti, ciascuno a suo modo, ma tutti insieme, Giuseppe, Maria, Gesù, vivevano per questo: essere nelle cose di Dio, fare in ogni situazione la volontà di Dio. Anche se si sa, chi vive così non vive al riparo delle difficoltà. Nelle difficoltà un valore del genere, anche una colonna portante spirituale come questa, può cedere in qualche momento, può offuscarsi questo valore. Quando le cose non girano come dovrebbero, per le difficoltà che ci capitano, per dei torti che ci vengono fatti, e la fede vacilla, e difatti anche Maria e Giuseppe, presi dall'angoscia perché avevano perso il loro figlio dodicenne nella città santa con tutti quei pellegrini, non riuscirono ad immaginare che già Gesù era entrato in azione per realizzare il desiderio di Dio su di lui. E Luca testimonia questa difficoltà perché dice che anche dopo Maria e Giuseppe non compresero quell'atteggiamento di Gesù, non compresero la risposta di Gesù in quel momento. Eppure Maria conservava nel suo cuore, anche questo è interessante, cioè cercava di riflettere su quello che le capitava per intuire ancora una volta la volontà di Dio. Quelle parole di Gesù avranno così ricordato poi magari a Maria il valore fondamentale della loro famiglia. La vita vera non è altro che, come ci ha detto Gesù, essere nelle cose di Dio. Io penso che su questo punto, al di là delle differenze che giustamente notiamo tra noi e la famiglia di Nazareth, su questo punto fondamentale, questa famiglia viene proposta dalla Chiesa come modello per tutti i nostri rapporti con i nostri cari. Certo, lo ribadisco, poi noi viviamo in un'altra società, in condizioni di vita diverse, con un'economia diversa, ma ogni tanto, ecco il suggerimento che ci dà la parola di Dio, nei rapporti con i nostri figli, con i nostri nipoti, con nostro marito, con nostra moglie, non soltanto quando si celebra appunto la festa della Santa Famiglia in chiesa, ma
giorno dopo giorno ci dovremmo chiedere, ma la mia famiglia è unita su questo valore di cercare di fare, perlomeno di intuire qual è la volontà salvifica di Dio, cosa dobbiamo fare per vivere in maniera retta e corretta come piace a Dio. Oppure tra noi qui in famiglia c'è qualcuno che fa orecchie da mercante sul Vangelo, c'è qualcuno che si è allontanato dalla prospettiva di Dio. Dopo lo sappiamo bene, non bisogna fare troppe prediche, perché il rischio è quello di accentuare ancora di più le divisioni, le difficoltà. Bisogna cercare di dare spesso il buon esempio nei fatti, come si suol dire, per la pace in famiglia, appunto. Però aggiungo, qualche altra volta, quando si crea l'occasione giusta, quando c'è tranquillità, quando si è a tu per tu con uno dei nostri cari che, diciamo così, fa orecchie da mercante sul Vangelo, una mezza parola buona, possiamo pure dirla. In questa scelta che stiamo facendo, tu sei convinto che stiamo andando nella direzione che piace a Dio? In questa scelta tu sei convinto che è secondo il Vangelo oppure stiamo facendo altro? Stiamo tentando di vivere come tutti gli altri, fanno tutti così. Eh no, questo non è cristianesimo. E anche di fronte a quelli tra i nostri familiari che, nonostante questi nostri tentativi, oppongono resistenza, io direi da cristiani si prega a Dio perché lo Spirito Santo agisca nel loro cuore. E lo facciamo, iniziamo a farlo adesso. O Dio nostro Padre, tu hai protetto e guidato giorno dopo giorno la famiglia di Nazareth. Ti preghiamo di non far mancare mai nelle nostre case il tuo amore, la tua protezione, il tuo aiuto. Spirito Santo, specialmente quando in famiglia dobbiamo prendere delle decisioni importanti, ispira i nostri cuori, come facesti con Maria e Giuseppe, soprattutto nei momenti di precarietà, nei momenti di pericolo. Signore Gesù, come facesti quel giorno nel Tempio, ricorda anche a noi, oggi e un po' in tutti i giorni della nostra vita, soprattutto in quelli difficili, ma non sapete che anche in questo momento voi dovete essere nelle cose del Padre. Così sia per noi tutti.